Andiamo! Andiamo! Guadagnarsi la vita. Ma chi è? Siete sicuro che sia questa la villa della vedova del generale Durand? Conto di un vecchio becco di caprone. Ehi, ma che dite a me? No, farnetico perché sono matto. Non ne avevo alcun dubbio. No, sono matto della commedia che stiamo preparando. Mi hanno dato la parte del buffone, naturalmente, ed io provo ad impararla, ma in realtà sono l'intendente della casa. Anche voi siete qui per la recita, signori? No, cerchiamo la vedova del generale Durand. Povera signora, è chiusa in casa nel suo dolore. Entrate pure liberamente, ma prima bussate alla sua porta con discrezione. Ecco un altro peccato di ingenuità. Anche se sta recitando, per me è pazzo. Guadagnarsi la vita con l'accoppiamento del bestiame, fare il ruffiano. Per l'ultima volta volete essere il mio amante o no? Altrimenti vi faccio saltare le cervella. Moderatevi, prego. La vostra natura andalusa vi induce a gesti chiassoni. Esigo assolutamente che siate il mio amante. No, io potrò accordarvi saltuariamente i miei favori, ma niente di più. Lo sapete benissimo, voi non siete il mio ideale. D'Albert! D'Albert! D'Albert, allora? Ebbene, signora, avrete il mio corpo, ma non la mia anima. Me basta. Chi è quel giovane cavaliere? Ecco davanti a me uno di quegli ideali di bellezza che sogno. Che non siete voi, signora. È un vero peccato che non sia una donna. Chi? Lui, io, uno dei due.